Mi chiudi anche un pochino verso Pru al punto Scott, ok? Ancora un pochino, ancora un po', buona, ok, prova lì. Siamo qui a Bari nel cantiere Neo Yacht con il titolare Paolo Semeraro per vedere dove vengono costruite le barche su cui navigheremo oggi, un 43 piedi di Giovanni Ceccarelli. Paolo, andiamo un po' lungo il cantiere, ci spieghi le varie fasi della lavorazione delle barche. Qui partiamo a ritroso, questa è una coperta già verniciata, pronta per l'attrezzatura di coperta. Queste barche sono verniciate sia all'interno che all'esterno, differentemente dalle barche diciamo di serie che sono coperte di celini e arredi diciamo non strutturali, queste sono tutte verniciate, quindi monteremo l'attrezzatura di coperta per poi chiudere definitivamente la barca. Paolo, le barche sono costruite interamente in carbonio con la tecnica sandwich, corretto? Le barche sono interamente in carbonio, sono in composito, quindi hanno un sandwich strutturale, ma in addizione sono costruite in infusione in resine epossidiche a step separati. Proponiamo già quattro diverse versioni di interni, un po' sull'esperienza dei primi quattro clienti che hanno voluto quattro cose diverse. E devo dire che all'interno di queste quattro versioni ormai troviamo sempre quella che piace al cliente di turno. Quindi sono barche insomma che come primo obiettivo hanno quello comunque di essere delle barche performanti in navigazione. Assolutamente, non ci sarebbe motivo di comprare una barca del genere se che tu vada in crociera, che vada in regata offshore o voglia fare dei bastoni, tu non voglia comunque andare più veloce degli altri a parità di misura. Ok, pronti a virare, aspettiamo l'onda, eccola, è piatto ora, inizia a girare, vai, 3, 2, 1, si gira. Vai, gira, gira, gira la mano. Andiamo a vedere la barca. Qui abbiamo la barca completa di questa tutti i mobili. Questa è la numero 3 che va in America. La vediamo paio su. Questa sarà una barca a lifting keel e doppio timone. Penso che una dei motivi per cui poi alla fine diamo fiducia è proprio anche per il livello delle persone coinvolte, sia dei partner, Antonio Latini, abbiamo Gianni Cariboni che alla fine di fatto è diventato fornitore abituale, ma non solo. Con lui sviluppiamo soluzioni nuove, non dico ogni settimana, ma quasi, insomma. Carrello su un po', Paolo. Allora, Paolo. Oggi andiamo a navigare sulla tua barca, ma qua possiamo vederla in cantiere, fuori dall'acqua, senza la chiglia montata e quindi riuscire a apprezzare quelle che sono le linee della barca stessa. Ce la spieghi? Sì, innanzitutto questa è una barca di 13 metri con una lunghezza al galleggiamento molto importante, ma una superficie bagnata molto ridotta. Poi ha delle linee di entrata molto equilibrate, quindi non è né molto sottile da mettere giù la prua diciamo con vento forte, ma neanche larga come un class 40 da non farla andare di bolina. Poi c'è questo chamfer qui, questo diciamo angolo che diciamo va molto di moda attualmente, in realtà insomma noi l'abbiamo introdotto molti anni fa e dà una valenza strutturale importantissima perché ti permette di risparmiare peso sulla struttura. Inoltre quando la barca è inclinata di bolina riesce a offrire meno superficie laterale al vento e quindi di fatto la barca scaroccia di meno. Pronto Patroclo? Ready? Quella la mollo io, tu vai a tirare quella di là.
Neo 430 è il terzo progetto fatto per Paolo Sennemeraro per il suo cantiere Neo Yacht, prima il Neo 400 che poi è diventato Neo 400 Plus, poi il Neo 350 e ora questo Neo 430, quindi una barca che è frutto di 7 anni di collaborazione, di affinamento, anche di un lavoro insieme, portato avanti insieme con Paolo, che è un grande esperto velista, molto pignolo, con idee molto chiare, un concept suo molto, molto al passo con i tempi. Vuole essere un fast cruiser o un cruiser racer? Può essere ambedue di fatto. 43 piedi, 5.800 kg di slocamento, 2.900 kg di zavorra in griglia. Capite che sono rapporti difficilmente raggiungibili da qualunque altra imbarcazione prodotta in serie. L'albero rigido è buono, eh? Pesa uguale? Piano Verico è caratterizzato, come tutti i Neo, da una J importante. La J è la distanza dall'albero allo strallo di prua, che è quella che determina l'area del Genova. Cosa vuol dire importante? È pari al 40-41% della la J, il 41% della lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione. Ti permette di avere un Genova grande, una randa più piccola. Il Genova, specialmente con vento leggero, ti dà driving force e potenza in avanzamento. Quando poi vai in lasco puoi mettere la tela che vuoi con i gennacher e quindi avere anche una randa che come un'ala viene a avere un'ottima efficienza. Stiamo navigando di Bolina, abbiamo circa 14-15 nodi, piena velatura, Genoa medio, randa piena. Abbiamo il mio amico Paolo alla randa, abbiamo fatto un po' di miglia insieme. La barca si muove molto bene, oggi abbiamo un'onda molto formata da grecale, il terzo giorno di grecale che sta facendo, per cui abbiamo quasi 2 metri d'onda. Però indubbiamente la stabilità che insita nella barca, che deriva appunto da questo bulbo pesante e con un importante pescaggio, la rende molto potente. Abbiamo oggi anche una battagliola piena di persone, come potete vedere, per cui questo sicuramente aiuta ad aumentare la stabilità, ma stiamo navigando contro onda, uno sbandamento intorno ai 25 gradi e la barca si sente molto bene, molto manovriera, leggera, e risponde bene al timone. Tutte le volte che ho una difficoltà perché magari incontro un'onda più grande, la carico un po' di più poggiando e la barca risponde subito accelerando invece di sbandare. Quindi la prima impressione andando di Bolina in queste condizioni, che non sono facili, è molto buona. Una cosa che ha colpito particolarmente la mia attenzione è l'elevato livello di finitura degli interni, che sono tutti quanti stuccati e pitturati a smalto con un livello di finitura superficiale veramente notevole, e questi inserti in carbonio che fanno un contrasto con il resto della barca, che è di questo smalto bianco particolarmente brillante. Come dicevamo prima, tutti gli interni sono strutturali, per cui anche questa cassa che racchiude il bagno, questi stipetti, tutte queste centinature hanno una funzione di irrigidimento della barca, per cui con un'ottimizzazione delle strutture rispetto al peso. Qui abbiamo il particolare della cucina, entrambi ricoperti da pannellini in carbonio, molto leggeri. Questo pannellino pesa veramente poco, ha una piccola idraulica per sollevarlo. Anche i lavabi sono coperti da questo piccolo pannello in carbonio, che trovo una soluzione molto pratica, perché magari uno vuole fare un aperitivo con gli amici o mangiare, non ha voglia di pulire subito, ricopre tutto, lascia le cose qui dentro e poi con calma sistema tutto quando arriva in sera in porto. Quindi qui abbiamo una soluzione su questo Neo 43 che ricorda molto le barche da regata, con delle vere e proprie bunks o cuccette che sono parancate, quindi ci permettono di regolare la seduta su cui appunto la persona va a dormire in modo che sia orizzontale al livello del mare.
Quindi l'equipaggio quando naviga navigherà seduto sopra vento, sdraiato sopra vento, quindi nella posizione di maggior raddrizzamento per la barca stessa, ma altresì in maniera comoda, perché appunto riuscendo a sollevare questa parte interna della cuccetta con dei paranchini, il piano rimane orizzontale al livello del mare. Go Patroclo, full trim. Quindi siamo all'ormeggio, abbiamo degli ospiti a bordo, questa comoda dinette, vedete, con tre comode sedute, davanti un tavolo in carbonio ripieghevole, può essere quindi aperto e chiuso, con la parte centrale che viene usata come ripostiglio per le bottiglie. Da quest'altro lato, e vediamo invece la barca in condizioni, in configurazione di navigazione, siamo di nuovo in una regata d'altura, fuori in alto mare, e nuovamente questa cuccetta che prima abbiamo usato come schienale della nostra dinette centrale, in questa configurazione viene usato come letto sopravvento, per cui quando si naviga e una parte dell'equipaggio si riposa, questo viene usato come letto che rimane orizzontale al livello del mare. Qui siamo nella cabina armatoriale posizionata all'estrema prua, vediamo un ampio letto matrimoniale, quindi molto molto comoda. Keep it coming. Slash sea waves on this stage, you know, it's sideways. Venendo più indietro vediamo una soluzione molto racer per di questo, diciamo, pulpito di prua, che non è più un pulpito di prua ma è un vero e proprio strut in carbonio strutturale che regge tutto il carico delle draglie alte e basse e che lascia appunto la prua libera, quindi con la possibilità di accedere alla prua e al buon presso in caso di manovre delle vele di prua. Continuando con la prua vediamo due compartimenti, quello anteriore dedicato all'ancora con la sua catena, quello posteriore invece è un comodo ripostiglio per le vele di prua, dove vengono riposti il Kozero e il Jennaker da regata. Notiamo altresì che anche lo strallo non è uno strallo fisso, bensì collegato a un'idraulica che permette di variarne la tensione. Qui abbiamo una soluzione che viene proprio presa dal mondo delle regate, quello che si chiama il barber roller del fiocco, ovvero tutte queste barche hanno una rotaia longitudinale che permette di regolare la forma del fiocco, ma soprattutto sulle barche moderne con questi fiocchi piccoli si tende a utilizzare un punto di scotta ancora più interno, perché si è visto che il rendimento della vela di prua migliora molto, e quindi c'è questo paranco che viene proprio preso dalle barche da regata, che è regolabile dal pozzetto con un piccolo comando. Paolo, mostriamo come funziona, vedete, recuperando una cima in pozzetto questo punto di scotta va sempre più vicino alla mezzeria della barca, favorendo le prestazioni di bolina della stessa. Qui siamo finalmente nella zona della timoneria, quella che verrà occupata dalla maggior parte dei nuovi armatori. È appunto vicino a due bellissime ruote in carbonio, molto ben rifinite. Troviamo un comodo puntapiedi che è sollevabile alle esigenze e permette, quando la barca naviga sbandata, di dare un po' di sollievo alle gambe e alla posizione del timoniere stesso. Sono in piedi su una comoda isola che può servire per fare il bagno quando la barca è all'ormeggio e permettere all'equipaggio di salire e scendere dalla barca senza che lo scalino con la coperta sia troppo alta. Questa isola su cui sono in piedi serve altresì da chiusura per il gavone dove vengono riposte le zattere di salvataggio. Appena fatto una virata, prima navigavamo molto di più con il mare sulla prua, adesso l'onda è più al traverso, per cui è più facile portare la barca. Siamo riusciti a tirare un po' di più le vele proprio perché c'è meno freno rappresentato dall'onda sulla prua e quindi riusciamo a navigare più stretti nel vento. Quindi è una situazione sicuramente più comoda per la barca in questo momento. La barca di nuovo è molto sensibile sul timone, basta toccarlo, bisogna essere molto delicati con l'uso del timone per evitare di usarlo troppo.
Di nuovo una buona combinazione di potenza nelle vele e di stabilità nella barca, si muove molto bene. Dai un'altra girata di volante. Bene. Stavamo parlando con Paolo di tutto il piano velico in generale. La randa, come diceva Giovanni prima, è abbastanza allungata come profilo, per cui un boma relativamente corto rispetto all'altezza dell'albero. E anche il fiocco, nonostante abbia una J molto lunga, risulta abbastanza allungato, almeno all'occhio. E la combinazione di questo profilo di vele con un albero relativamente rigido dà una bella sensazione di solidità. Come dicevamo prima, oggi non c'è moltissimo vento, ma c'è parecchia onda, eppure tutto il rig è molto stabile, molto fermo, e secondo me dà non solo performance, ma anche dà una sensazione a chi ci naviga di poter spingere di più anche in condizioni di vento più forte. Siamo quasi alla fine di questa giornata di navigazione, è stata molto produttiva, purtroppo il vento sta un po' calando, per cui tra breve terminerà. L'impressione di questa barca è stata molto buona, si muove molto bene sia di bolina che di poppa, abbiamo appena finito una poppa con il Jennaker e anche l'ergonomia del pozzetto a bordo per i ragazzi dell'equipaggio è molto pratica, molto funzionale, quindi direi un ottimo compromesso appunto tra regata e crociera. Questa barca in particolar modo abbiamo visto che è molto spinta verso il concetto della regata, ma questo non toglie che appunto tutte le parti relative alla crociera siano altrettanto comode e funzionali. Per cui sicuramente un giudizio positivo su questo Neo 43.